Onorevole Rotondi, da Roma in Abruzzo, intanto parliamo di quello che sta avvenendo a Roma per il governo. Avviene poco, per la verità. Ognuno declina le generalità, ognuno dice quello che vorrebbe, ma non mi sembra che ci sia ancora la consapevolezza che le elezioni non hanno fatto registrare un vincitore, come purtroppo forse era un portato necessario di una legge elettorale un po' particolare. C'è comunque l'Abruzzo che attende da Luciano D'Alfonso le dimissioni. Come vede questa situazione? Un po' anomala, francamente. Eh sì, un po' anomala. Consiglierei al senatore D'Alfonso di concentrarsi sulla nuova missione istituzionale di senatore. Anche perché ci sono tante cose in Abruzzo che attendono delle soluzioni. Lei è impegnato, ha rifiutato il termine di paracadutato subito. Ma io non drammatizzo che vi siano dirigenti politici che senza appartenere a quella regione vanno a rappresentarla in Parlamento. Il tema è cosa fanno dopo. Come vedete, io sono qua. In ricordo di Gaspari. Gaspari è una figura immensa nella politica, non soltanto abruzzese. Il saggio coglie sicuramente alcuni aspetti della sua azione politica. E la rivalutazione della figura di Gaspari è in parte un giudizio su chi è venuto dopo, indubbiamente, in parte una rivalutazione a debita distanza storica della straordinaria esperienza della Democrazia Cristiana. Un'ultima cosa, Forza Italia deve affrontare le prossime elezioni regionali, ci sono molti problemi da risolvere. I problemi ci sono sempre, il tema è che Forza Italia ha le possibilità, i talenti, le personalità da mettere in campo per assicurare un buon governo a questa regione e quindi in armonia con gli alleati sicuramente saprà farlo.